se scendessero le tenebre, i greci celermente balzerebbero, chi qua, chi là, sui banchi di soppiatto, nella fuga cercando la salvezza. Come lo dì? Senza la frode ellenica o dei celesti sospettar l'invidia, ai suoi navarchi diede tal comando, che appena con gli ardenti raggi il sole cesserebbe di splendere sulla terra e nei celesti templi si effondessero l'oscurità notturne, in schiera triplice movesse ardito della flotta in nervo del mare a vigilar tutti gli approdi, non prevedeva qual destino il demone a lui serbava. Fidi tutti agli ordini apprestarono le mense e i marinai legarono agli scalmi agili i remi. Come del sole il dardeggiar si spense e scendeva la notte, sugli scafi del remo i mastri e della spada balzano, da banco a banco delle lunghe navi all'opera i naviganti si incuoravano e facevano tutta questa fuga. Benvenuti amici ascoltatori alla terza puntata di Tutto il Teatro Minuto per Minuto. Questa terza giornata di recitazione verrà commentata da noi con questa radiocronaca. Ieri a Torino c'è stato l'emozionante pareggio in questo derby in salsa comica al Teatro Carignano tra l'Erminio Macario e il Principe Antonio de Curtis, conclusosi con un emozionante punteggio di 2-2. Vediamo immediatamente la scaletta con gli incontri odierni e i nostri invitati e inviati per questi match. A Milano per Lilla Brignone Pro Clemer abbiamo Tonino Raffa, Napoli oggi che è il campo principale, si sfideranno in un match fratricida, valido anche per la Coppa dei Campioni Edoardo De Filippo e Peppino De Filippo, a seguire a Parma Tullio Stiglio per Guazzelli Lionello, a Reggio Emilia Enrico Meri per Valli Cimara, a Roma Sandro Ciotti per Rossella Falk contro El Salvani, a Firenze avremo Bruno Pizzul per il big match Randone contro Stoppa, a Bologna a seguire avremo ultimo campo, non certo però in ordine di importanza, il match tra due grandi attori barocchi, tra appunto Carmelo Bene e Vittorio Gas. Oggi un turno di riposo per Dario Fo che ha giocato la scorsa settimana, ricordiamo anche il risultato, Dario Fo ha pareggiato contro Tino Bozzelli per 1-1. Gli squalificati oggi, vi ricordo, sono Zio Vania di Cecov e il temporale di Strindberg per Romolo Valli, che dunque non potrà usufruire di questi due testi nei suoi match, Brescia Guarda per Lilla Brignone, che è anche un suo pezzo forte, e Casa di Bambola per la della compagnia dei giovani Rossella Falk. Non potranno quindi, ricordo, gareggiare con questi testi. Prima di dare la linea al campo principale, che è quello di Napoli al Teatro San Carlo, voglio comunque ricordare l'incasso ai botteghini di questa terza giornata. L'incasso record è stato di 1.031.000 euro, per un totale di 19.000 abbonati e 75.000 paganti. Il montepremi della schedina del Toto Teatro, oggi ai 13 vanno 20 euro, ai 12 non va una cippa di cazzo. Ancora una cosa, leggiamo i risultati della seconda divisione Sottobosco Teatro Attori Non Famosi, che vi ricordo questo campionato, questa stagione teatrale è finanziata dalla casa farmaceutica Farmaci Alleopatici, soprattutto psicofarmaci. A Fano, al Teatro Comunale, Mandorlini contro Compagnia Teatrale del Ghicet 3-2, alla Spezia Trevisan contro Puntilla 0-0x, a Cuneo, al Teatro Toselli, la Compagnia Reale Sarda batte la piccola Compagnia del Fioretto per 1-0, a Gallipoli al Teatro Ciardo, i Chirichetti contro i Verginelli fanno 2-2, a San Benedetto del Tronto, il Teatro Parrocchiale contro i Legionari di Cristo, a sorpresa il Teatro Parrocchiale si impone per 5 monologhi a un dialogo, alla Mezzia
Terme, i tre pastorelli contro la compagnia teatrale delle suore di clausura, anche questo un risultato clamoroso, 3-1, ha segnato pure Don Bosco. Ad Assago, al teatro all'aperto, nel senso che non esiste teatro, al suo posto hanno fatto una banca, Scapoli contro Ammogliati 3-3, a Campi Bisenzio vicino a Firenze, Grassi contro Magri 0-0, ultimo risultato, ma non per questo il meno importante, al teatro di Vicenza, al Palladio, i Sipilitici hanno battuto i Tonsilloni per 3-0. Abbiamo ancora due teatri non collegati, sui quali si aggiornerà Carlo Verna, punteggio è venuto solamente, i match sono a Treviso, Giulio Bosetti contro Pino Micol, a Udine un match molto importante, la Loiodice si vedrà in carica contro il campione in carica, appunto, scusate, Mario Scaccia. Seguiremo anche il teatro all'estero, la Monaco di Baviera, il teatro lì. Abbiamo il big match tra Klaus Kinski e Aaron Smith a Covent Garden di Londra e per noi Rino Tommasi con Ian McKellen contro Laurence Olivier. Diamo subito la linea al campo principale che è quello di Napoli, voglio ricordarvi ancora la scaletta nell'ordine: Parma, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Bologna, Milano, questa sera posticipo alle 20.30 al Teatro della Tosse, a Genova, al Teatro della Tosse, Camillo Milli contro l'attore di origine ebraica Arnaud Dufoy, che è stato dato anche vincente nonostante i problemi con le scommesse clandestine. Andiamo subito lì a Napoli con Milano, il tempo è ancora ottimo, nonostante le squadre siano comunque scese in campo, sicuramente Rossella Falk è data per favorita anche dai big match, chi punta su Rossella Falk avrà in abbonamento un'intera stagione al teatro, allo spazio. Vi ricordo che Rossella Falk, Padova di Medatante, è guardata e linea comunque a Parma. Parma, Gino Pozzelli è andato vicino al primo applauso con un bellissimo monologo di Gino Pozzelli. Il monologo era un monologo di Brett che però si è spento nella quinta di destra. Donello riparte con il suo pezzo forte di Fedù, niente da fare, Fedù esce fuori di poco. Attenzione, devo intervenire un attimo da Roma. Romolo Valli si è portato in avanti. Romolo Valli splendido questo gioco delle parti da parte di Romolo Valli, pertanto quando siamo giunti al 15° minuto del secondo tempo Romolo Valli ancora sta conducendo su Luigi Cimara per un applauso a zero, linea allo studio, linea chi deve parlare? Deve parlare Rossella Falchi, attenzione Rossella Falchi, niente da fare, linea allo studio, noi adesso dallo studio diamo un attimo la linea a Bologna per il big match tra Valli e Gasman e Carmelo Bene. Bene, qua non si è ancora iniziato a sbaroccare, sicuramente Carmelo Bene se l'è presa quasi con tutti, anche con se l'è presa, ha iniziato a parlare dell'essere e dell'esserci, cioè la partita sta subendo dei ritardi, voi sapete come è spesso Carmelo Bene, è logoroico, e Gasman non trova degli sbaroccamenti giusti per cercare di arginare questa situazione lì nello studio, noi ci fermiamo un attimo e diamo la linea alla pubblicità, ci ritroveremo qui dopo pochi secondi, pubblicità. Ehi ragazzo, ti piace il teatro ma non ciucci il cazzo? Vorresti fare l'attore ma non possiedi sufficienti raccomandazioni? Sei particolarmente sensibile, dunque vorresti fare di te un artista della parola o più semplicemente non hai voglia di fare un beato cazzo ma ti interessa il guadagno facile? Niente panico, per te e per quelli come te sono aperti i corsi di dizione e interpretazione tenuti dall'attore e regista italo-americano Frank Portarella Sempioni. Franco Portarella Sempioni, già allievo dell'allievo 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 e sì che dell'allievo dell'allievo e sì che dell'allievo dell'allievo di un grande cugino del secondo grado di Jerzy Grotowski. In via degli Acei 41 bis ti aspetta il teatro grande con Franco Portarella Sempioni al secolo Mario Pontasso Chiavotto. Compra anche tu la nuova Fiat Uno e fatela prendere nel culo in Polonia. Ehi, pubblicità Saltolona 2. Sei un attore, un aspirante attore, anche più semplicemente un attore permanente, soffri di arzigogoli finali, argomenti di vocale, periodi manierati, di gioneggiamenti arcaici, barocchismi gratuiti, dita nel culo, neoclassicismi infiltrati, rococò selvatici, voglio sempre di farti tutte le attrici che recitano con te, note celatrici, stridoli, vocali dovuti ad abusi molteplici, paranoica precisione degli arti negli spazi. Ehi. Niente panico, solo per te e per quelli come te sono arrivate dalla Patagonia le nuove pillole Calmo 2014, il primo prodotto studiato appositamente per quegli attori che
che hanno sempre troppo voglia di prendersi troppo sul serio, perché il teatro è verità, negazione, senso di colpa e tutte quelle stronzate. Le sperimentazioni farmaceutiche prenderanno nei teatri di Roma a partire dal 2 marzo del 2012. Vi consigliamo di controllare la posologia prima dell'assunzione del farmaco in caso di persistenza di sintomi barocchi, cambiare mestiere. Diamo la linea nuovamente, con la linea riprendiamo noi da studio. Allora, per dire che i match teatrali oggi sono finiti, vediamo come è andata la schedina del Toto Teatro. Dunque, a Milano il Brignone si è posta sulla Proclamer per un applauso a 0, quindi 1. A Napoli oggi c'era questo derby, fantastico derby emozionante, tre applausi a 3, quindi X. A Parma, Tullio Stiglio si dice che la partita è finita, Guazzelli e Leonello hanno pareggiato 0-0 X. A Reggio Emilia, Valicimara 8-1. A Roma, Sandro Ciotti ci dice che Falche e Albani hanno pareggiato 0-0 quindi X. A Firenze, Randone stoppa, ha imposto la sua marca romana stoppa su quella siciliana di Randone per 2-0. Ricordo anche, importante in questo caso per chi ha scommesso, i marcatori sono stati con un ottimo monologo sul malato immaginario, e l'altro invece un dialogo, il dialogo fantastico sulla fame della figa. A Bologna, invece il match tra il teatro barocco di Carmelo Bene e di Vittorio Gassman deve ancora terminare, siamo all'ottavo capitolo degli ultimi giorni dell'umanità di Krauss. Ciò dicendo, chiudiamo questo appuntamento con tutto il teatro minuto per minuto. Vi ricordo, gentili radioamatori e radioascoltatori, che ci collegheremo nuovamente domenica prossima per seguire i match importanti di questa attività teatrale. E vi ricordo dunque di non perdere il posticipo di stasera alle 20.45 a Genova tra Camillo Milli e Arnoldo Foà. A voi tutti una cortese attenzione e buonasera.